Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sembra essere stata leakata la trama completa del film su Kraven, Kraven il cacciatore, anche se avrei già da ridire fin dall'inizio di questo video. E quindi come primissima cosa naturalmente vi dico che in questo video ci saranno... molto probabilmente ci saranno spoiler dal film, proprio perché dirò l'intera trama, tutto quello che succede nel film, e sappiamo che magari sarà la vera trama, visto che Sony si fa sfuggire spesso queste informazioni importantissime. E voi direte, perché allora se credi che questa sarà la vera trama, te la sei già spoilerata? In poche parole, del film non me ne frega nulla, quindi il mio interesse rimarrà sempre sullo zero. E dopo aver letto la trama vi posso assicurare che se sarà veramente così, posso solo che confermare. Però ripeto, se non volete spoiler, vi invito ad uscire da questo video, perché si parlerà anche persino delle post-credit, non solo del film. Le post-credit saranno due, e personalmente una delle due è davvero da leccarsi i baffi. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione. Come sempre, anche in descrizione trovate il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd, dove troverete la t-shirt che state vedendo a schermo adesso, e ancora per qualche giorno è disponibile a soli 10 euro il design di Thor Love and Thunder. Inoltre, se al momento del pagamento inserirete il codice Il Pensiero 4, avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello, e queste calze vi costeranno 0 euro, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Ripeto che il link di Pampling è in descrizione, se volete supportare il canale con il codice vi ringrazio già in anticipo. Leggerò comunque i diversi punti della trama perché sono tanti e ricordarli a memoria sarebbe abbastanza impossibile, tra l'altro la cover la trovate su Pampling, e vediamo di cosa parlerà questo Kraven Thunberg, perché sì, se non lo sapete, questo Kraven non sarà il cacciatore ma sarà un attivista, amante degli animali, e non dico altro, vediamo questa trama. Il primissimo punto parla di Russell Crowe, che nel film interpreterà Vladimir Kravinov, l'originale Kraven il cacciatore, che adesso è in pensione. Già partiamo benissimo, un film che si chiama Kraven il cacciatore e il personaggio che dovrebbe essere protagonista è in realtà in pensione e la storia si sposta su un altro personaggio. Questo Vladimir Kravinov ha un figlio, Sergei Kravinov, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, sarà lui il protagonista del film. E indovinate, proprio come sapevamo già, sarà un attivista miliardario, contrario alla caccia agli animali. E il personaggio di Russell Crowe sottopose il figlio ad un rito di passaggio, e ora il personaggio ha delle capacità sovrumane. Ora, non so tantissimo io del Kraven fumettistico, anzi so davvero poco dei fumetti Marvel in generale, ma non mi sembra che Kraven avesse dei poteri. Se ne sapete di più fatemelo sapere con un commento. Sergei con questi poteri vuole porre fine a un'organizzazione criminale dedita al bracconaggio. Organizzazione guidata da un certo Il Camaleonte. Sergei individua i membri di questa organizzazione e li affronta in un magazzino di sua proprietà. Lì trova un costume da cacciatore ricoperto di pelli di animali. Sergei indossa questa tuta, ricordiamo che è un attivista amante degli animali e indossa una tuta fatta di animali, e da quel punto in poi la userà per onorare gli animali diventando il cacciatore. Non cacciatore di animali, ma cacciatore di questi cacciatori senza scrupoli. Cosa? Dopo diversi scontri e incidenti, l'FBI identifica sia Sergei che l'organizzazione criminale. E a un certo punto del film, qui non viene specificato come si incontreranno, Sergei verrà aiutato da una donna di nome Calypso, che nel film verrà anche interpretata da Ariana DeBose, che è tra l'altro la vincitrice dell'Oscar come attrice non protagonista per West Side Story. Poi Sergei scoprirà che in realtà questa donna è stata assunta dal padre Vladimir, perché in questo film Russell Crowe sembra avere le mani nella marmellata. Sergei quindi affronta il capo dell'organizzazione, il famoso Camaleonte, e lo uccide. Calypso, che ormai si è innamorata di Aaron Taylor-Johnson, decide di aiutarlo realmente. E infine questo originalissimo film finirà con la conclusione, con la rivelazione che in realtà il vero villain di tutto il racconto non era né il camaleonte né l'organizzazione di cacciatori, o meglio, lo erano entrambi ma comandati da Vladimir Kravinov, il padre di Sergei. Oh mio Dio! Kraven il cacciatore che ha un'organizzazione di cacciatori, che grande scoperta! C'è un ultimo scontro, padre figlio, Sergei uccide il padre e scopre che il camaleonte era suo fratello. Che cosa è successo? C'erano sconti saldi di colpi di scena inutili. Diciamo che in realtà questo colpo di scena potrebbe starci per chi non conosce la storia di Kraven. Io non la conosco al 100% ma so che comunque nei fumetti sono fratellastri il camaleonte e Kraven. Film finito, si passa alle post-credit. La prima vede come protagonista il camaleonte, che si scopre ancora vivo e ci viene rivelato il suo nome, Dmitri Smerdiakov. Eh sì, è lo stesso nome che ha nei fumetti. La seconda post-credit invece è quella da leccarsi i baffi. Sergei ha preso il nome del padre, Kraven, togliendo questa volta il cacciatore, e chissà perché. E apprende via radio, probabilmente la radio che tiene in macchina durante la gita a Bolzano, che a New York è appena avvenuta una grossissima rapina con molti feriti. E secondo la stampa questa rapina è causata da un avvoltoio e un vampiro. Oh mio Dio, per la seconda volta! E infine Kraven decide di dare la caccia a loro.
Ora, questo film ha già tantissimi problemi solo dalla trama liccata, se veramente sarà questa la trama, ma ci conto tantissimo perché è una trama in pieno stile Sony quando Kevin Feige non mette la mano. Ma voglio concentrarmi su questa scena post-credit, sulla seconda, la prima è abbastanza inutile in realtà. Ci sono tre grandi problemi. Il primo è che, ora che in questo film Kraven non ha uno Spider-Man con cui scontrarsi e a cui dare la caccia, deve pur trovare una preda. Ma perché proprio Avvoltoio e Morbius? Secondo problema che si ricollega al primo. Visto che in teoria vorrà dare la caccia ai due villain, non penso che entrerà nella sicura formazione dei Sinistri 6 che l'Avvoltoio sta cercando di organizzare. O magari ci entrerà totalmente a caso dopo essere stato per un film intero bravo proprio come Morbius, solo perché l'Avvoltoio dice Spider-Man. E mo chi è sto Spider-Man? Questo avrebbe dovuto dire Morbius in poche parole. Terzo problema, l'ho già citato. Morbius è un personaggio buono. Morbius è stato presentato come il buono del film. Non vorrebbe fare nemmeno male una mosca, l'abbiamo visto nel suo bellissimo film. E qui fa una rapina con delle vittime. Ok, Sony. Poi vabbè, non mi voglio ancora soffermare sui grandissimi problemi di questa trama liccata perché ne ho parlato durante la lettura. Però per favore, Sony, smetti di fare film sui villain, perché so che comunque vuoi arrivare alla formazione dei Sinistri 6 per poi fare un film sui Sinistri 6 oppure su Spider-Man contro i Sinistri 6 o gli Spider-Man, più di uno contro i Sinistri 6, però per favore smettila. È probabilmente una cosa delle più sicure al mondo è che questa trama sia reale, di quanto faccia schifo sinceramente. Però continuo a incrociare le dita sperando che se la sia inventata qualche fan ricopiando un po' lo stile di Venom e di Morbius, e che quindi il film sarà tutt'altra cosa. Sì, comunque ci sarà il problema che Kraven qui sarà un azionista, un benefattore, non un cacciatore, però magari potrebbe uscire qualcosa di interessante. Non sto credendo nemmeno io a quello che sto dicendo, però speriamo. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Fatemi sapere se andrete a vedere Kraven, io dovrò vederlo per forza facendo questo lavoro, ma non è che abbia così tanto hype, tanto da spoilerarmi l'intera trama. Vi invito come sempre a seguirmi anche su tutti gli altri social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione assieme anche al link di Pumpling, codice il pensiero 4 per supportare il canale e scegliere un paio di calze da inserire nel carrello da avere gratis, perché vi costeranno 0 euro. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!